Il perfetto connubio fra presente e futuro come obiettivo nella ricerca di una maggiore sicurezza sul suolo nazionale. Si è discusso di questo al convegno SIRP-CGIL tenutosi nella Casa dell'Aviatore, a poca distanza dalla sede dell'Aeronautica Militare. Ad aprire i lavori il capo della Polizia ed ex prefetto di Roma, Franco Gabrielli. I temi della percezione della sicurezza credo che non debbano mai sfuggirci e mai essere in qualche modo perduti di vista. E oggi noi viviamo un momento di grande difficoltà, lo viviamo perché la nostra amministrazione è sempre più senilizzata, la nostra amministrazione ha sempre meno la capacità di proiettarsi sul territorio, di controllare il territorio. Allora, i militari e l'impiego dei militari, a cui ovviamente rivolgiamo il nostro ringraziamento, la nostra considerazione, non possono essere confusi con il controllo del territorio. Un conto è il presidio di alcune zone del territorio, un conto è il controllo del territorio. E il controllo del territorio può essere solo attribuito alle forze di polizia. Con un piede decisamente più nel futuro che nel passato è Roberto Sgalla, direttore delle specialità della polizia, fra cui la polizia postale, che dovrà raccogliere il guanto di sfida della minaccia informatica. Un campo di battaglia però dove il gap culturale del nostro paese rispetto ad altri è ancora da riempire. Il prossimo decennio sarà il decennio delle guerre informatiche, di quelli che vengono definite le guerre asimmetriche, che non vengono combattuti con i carri armati, ma vengono combattuti con gli attacchi informatici. Parliamo di una realtà che ha bisogno di fare il salto di qualità. L'Interpol, oggi voi sapete, ha un ufficio a Singapore, perché oggi l'Interpol si sta ridefinendo in relazione alle esigenze. Ha un ufficio a Singapore dove noi abbiamo una struttura all'interno. Allora ecco perché dico, la postale non è che deve avere il centro delle province, deve essere collocata laddove ci sono gli snodi fondamentali. Singapore è uno snodo fondamentale. E reati informatici. Tradizione e innovazione. La formula della Polizia 2.0 deve però tener conto delle condizioni dell'apparato sicurezza di oggi.